I titoli: invasione islamica a Madagascar, i timori della Chiesa, Irlanda del Nord, Amnesty fa pressioni, vuole l'aborto, l'Islam sta facendo piazza pulita di cristiani in Nigeria. Un cordiale saluto, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di Radio Roma Libera. La denuncia è giunta forte da Monsignor Desiré Zarahadzana, arcivescovo di Toamasina, creato cardinale questo 28 giugno dal pontefice. Ciò a cui si sta assistendo in Madagascar è un'impressionante invasione islamica di dimensioni colossali proveniente dalla Turchia. Giungono a gruppi servendosi della compagnia aerea Turkish Airlines, atterrano in genere a Mahyang una o due volte la settimana. Una volta giunti si stabiliscono nel paese, in città, nelle campagne, sposano le donne dell'isola e istruiscono i figli all'Islam radicale. Danno soldi a quante siano disposte a indossare il velo integrale per dare visibilità a una presunta diffusione dell'Islam, denuncia Sua Eminenza. Vi sarebbe già un grande progetto per la costruzione di oltre 2600 moschee. Gli attacchi contro i cattolici si stanno moltiplicando e rappresentano ormai un fenomeno di insicurezza. C'è chi ha paura a recarsi al lavoro, altri vogliono farsi giustizia da soli. Grande la preoccupazione espressa dall'episcopato locale, ma al momento non pare che le autorità diano troppo peso a quanto accaduto. Prosegue senza sosta l'attivismo filoabortista di Amnesty International. Secondo tale organizzazione l'aborto rientrerebbe tra i diritti umani, diritti cui paradossalmente non avrebbero diritto però i bimbi ancora in grembo. Amnesty ha scatenato un polverone in Irlanda del Nord dopo che sono trapelate, pare accidentalmente, alcune informative destinate al ministro Karen Bradley, informative da cui si evince come il governo irlandese non abbia in realtà la benché minima intenzione di emendare la legge sull'interruzione di gravidanza, come vorrebbe invece Londra, ritenendo questa una faccenda locale. Amnesty ha quindi strumentalizzato l'intera vicenda lanciando l'ennesima campagna mediatica contro l'esecutivo irlandese per promuovere la propria sciagurata agenda internazionale sulla cosiddetta salute riproduttiva. Da qui le nuove pressioni esercitate tramite il referente di Amnesty, Graham Taggart. È molto preoccupante e francamente inaccettabile, ha detto, che il governo del Regno Unito continui ad abdicare alle proprie responsabilità nei confronti delle donne, qui invocando un intervento immediato per uccidere vite innocenti. In Nigeria i cristiani rischiano di sparire entro i prossimi 25 anni. A decimarli sono non solo il regime legislativo e la sharia, sempre loro sfavorevole, ma soprattutto i blitz compiuti da gruppi armati islamici responsabili di centinaia di uccisioni ogni mese. Anche il presidente Muhammadu Buhari è accusato dai cristiani nigeriani di aver apertamente promosso una politica anticristiana sfociata in innumerevoli assassini e nella distruzione delle comunità più vulnerabili. Dov'è il sostegno internazionale verso queste popolazioni? Dove sono i soliti noti sempre pronti a straparlare di diritti? Come mai non si leva con vigore la forza e la voce della Chiesa in difesa dei propri battezzati? E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Radio Roma Libera. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.